Buongiorno e buona settimana da Speciale News Web 24. 9 persone, tra cui una ragazza, sono state colpite nella notte da colpi esplosi in strada alla periferia di Toronto, in Canada, nel quartiere Greektown. Alcuni dei feriti sono stati medicati in strada, mentre altri trasportati negli ospedali della zona. L'attentatore è stato ucciso. Il portavoce della polizia canadese ha chiarito che è ancora troppo presto per capire se si tratti di un atto terroristico o di altro. L'uomo aveva incominciato a sparare all'impazzata e si cerca anche di capire se veramente fosse in evidenza con un collegamento con gli jihadisti. Andiamo avanti, parliamo ancora della situazione legata alla Terra dei Fuochi, in modo particolare a Foggia, dopo che una discarica di circa 500 ecoballe ha preso fuoco nelle ore scorse, vicino al capoluogo Dauno. E questo ha fatto esplodere la rabbia, dell'Unione degli studenti del capoluogo Dauno, che in una lunga nota indirizzata agli organi di informazione, mette in evidenza come ci sia stata troppa fragilità nel gestire la situazione ed in modo particolare del comune. Chiediamo alle istituzioni, dicono che non si chiuda la porta alla verità e alla giustizia, per aprire un portone contro la corruzione. Parlare di antimafia, deve essere, anche un modo di reagire al rigido negazionismo. Come una volta ripartiamo dai luoghi della formazione, delle piazze, per creare coscienza civile e coesione affinché ciò che ci ripetiamo in questi momenti così spregevoli venga effettivamente messo in atto. Conferenza stampa questa mattina a Foggia al Cinesport per presentare due importanti eventi. Il primo di tipo ambientale, Festa Ambiente Sud 2018, che proporrà come tema di quest'anno Mezzogiorno di Fuoco, chiaro il riferimento anche alle vicende delle ultime ore di cui abbiamo parlato in apertura di giornale, e poi il Carpino Folk Festival che si terrà dal 6 all'11 agosto nella cittadina Dauna. Alla presenza in conferenza stampa anche di due assessori regionali, al bilancio piemontese ed all'agricoltura di Gioia. Lo sport, il golf, grande impresa di Francesco Molinari, che ha vinto l'Open Championship sul green del Camogie Golf in Scozia. Con questa vittoria Molinari è diventato il primo italiano di sempre a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del golf mondiale. Francesco Molinari, al terzo successo stagionale, ha chiuso il torneo in 276 colpi davanti a tutti. E le sue prime parole sono state di ringraziamento per la famiglia e per lo staff e per quanto hanno fatto per fare in modo che potesse crescere ed avere questo importante risultato. Ma ha anche detto che Molinari parteciperà anche alla Ryder Cup. È tutto per l'edizione del mattino di Speciale News Web 24. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale stasera alle 19. A più tardi.